Ciao a tutti, un amico mi ha regalato questa farina ai multicereali della selezione Casillo. È molto scura, dentro c'è la segale, c'è farina di avena, farina di d'orzo, quindi ho preferito spezzarla con una zero, la zero del Molino Cipolla. Vado a mettere in autolisi le farine. Come al solito ci verso l'acqua piano piano, non tutta, ne lascio un po' da aggiungere poi mentre giro con la planetaria e lascio, copro e lascio almeno mezz'ora in autolisi. Poi faccio girare in planetaria, aggiungo i licoli e piano piano aggiungo l'acqua che è rimasta. Quando si arrotola il gancio 10-15 minuti, l'impasto è pronto. Lo verso sul piano di lavoro, eccolo qua, come vedete è molto scuro anche se ho aggiunto la zero. Naturalmente quando ho fatto girare in planetaria ho aggiunto anche il sale, ho dimenticato di dirlo. Bene, faccio un giro di pieghe. Faccio soltanto un giretto. Poi ho preparato una ciotola oliata, dove andrò a mettere l'impasto e lo lascerò in lievitazione almeno 4-5 ore, almeno fino a che non cresce. I tempi, naturalmente, come sapete, variano a seconda della temperatura, addirittura se è umido, se è secco, se è molto umida, l'aria aumenterà prima di volume. Ok, a dopo. Eccoci qua, come vedete l'impasto è aumentato di volume, direi che ha quasi raddoppiato il suo volume. Ora infarino il piano di lavoro, metto un po' di farina perché essendoci la segale, questo impasto rimane un pochino appiccicoso, però vedete com'è bello adesso, come si è ammorbidito, avete visto sulle prime pieghe che avevo fatto era un pochino ostico da lavorare, invece adesso no. È lievitato e quindi si lavora meglio. Io farò due ma anche tre giri di pieghe in questo modo, poi copro con la ciotola tra un giro e l'altro, aspetto 20 minuti, mezz'ora anche. Ecco qua, prima di procedere per la formatura. Bene, passato il tempo, vado ad allargare l'impasto per formare questi due filoncini, ma voi se volete fatene soltanto uno, io perché voglio regalare, un filoncino piccolino, a Luigi che mi ha regalato questa farina. Arrotolo l'impasto per formare il filone, prima lo allargo e poi lo arrotolo, lo piego su se stesso, piego i lembi, poi in alto e poi arrotolo. Però se avete un altro metodo, naturalmente fate il vostro, l'importante è piegare, fare ancora delle pieghe, stringere in modo che in lievitazione poi non rimangono troppi buchi, quei buchi che non sono quelli della lievitazione, magari perché non abbiamo chiuso bene l'impasto. Lo pirlo un pochino. Ok, una volta pronti, i miei cestini erano troppo grandi, quindi io l'ho messi dentro questa tiella con il panno che uso sempre al rovescio, ma questo lo uso solo per coprire il pane, quindi lo lavo con l'acqua calda senza detersivo e li metto qui a lievitare. Come vedete ne ho fatto uno più piccolo, uno più grande, vabbè, non ho pesato. Metto un po' di semola, copro e lascio 2-3 ore, il tempo che ci vuole per crescere, per aumentare di volume. Faccio poi la prova a dito per vedere se è pronto. Il forno è già caldo.
Qui vi ho messo le descrizioni, ma sono relative perché questi filoncini sono piccolini, quindi se ne fate uno un po' più grande, una pagnotta, il tempo varia. Come vedete è venuto molto bene, è scuretto, si vedono i semini, anche se ho messo lo zero vedete è rimasto scuro, quindi se lo facevo in purezza veniva proprio nero. Bene, vi ringrazio della visione, vi invito a condividere i miei video e a lasciare un like sotto il video. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!